Bene, adesso mi alzo perché vi voglio presentare due ragazzi giovani che sono qui questa sera con noi e con i quali vi ho preparato una bella sorpresa. Grazie a loro, alla fine faremo un merendino. Allora, ve li voglio presentare, Stefano e Diego, la soppressa di Casa Cason, San Pietro in Gù, ed è stato lui, Stefano, che ha portato la parte mangereccia, e poi Diego invece con il vino. Esatto. Diego invece di Riva Granda, di Molvena, con i suoi vini, e dopo faremo questo. Una cosa che è emersa però, e che tutti avrete notato, è la rosa rossa. La rosa rossa era il simbolo, un simbolo per Bruno Agrimi. La rosa rossa veniva consegnata alla fine di ogni premiazione, di ogni serata che Bruno organizzava alle signore, se non tutte le presenti, perlomeno quelle interessate. Questa sera ho voluto riproporre questo filo conduttore della vita di Bruno, e ho voluto completarlo in questo modo. Questi due ragazzi consegneranno la rosa rossa alla moglie e alla figlia di Bruno Agrimi. Prego.